Nonostante le difficoltà economiche del momento, la provincia, con le due delibere da me proposte oggi, dà un contributo per l'assistenza ai disabili sensoriali, che sono i sordi e i ciechi, a 9 comuni che, integrando l'assistenza, il servizio fatto dalla provincia, lo fanno per conto della provincia e quindi diamo a loro il reintegro di tutte le somme spese che sono di 35.000 euro circa. L'altra delibera riguarda gli studenti universitari, sono 7 studenti universitari con questo tipo di disabilità ai quali per incentivarli a rendersi autonomi nella loro integrazione scolastica diamo un contributo di 21.000 euro complessivi, cioè sono 3.000 euro per ogni studente universitario, da qui fino al 31 dicembre 2012, perché poi, stante le difficoltà ormai note della provincia, per l'anno prossimo non sappiamo come sarà la situazione, ma finché ci siamo garantiamo questo servizio. Un passaggio importante è quello della giunta di oggi che approva un protocollo operativo, quindi una convenzione tra Provincia di Bergamo, l'assessorato alla protezione civile e la delegazione orobica del soccorso alpino, quindi i volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino che operano all'interno della nostra provincia. Sarà una convenzione annuale specifica su quelli che sono i rischi della nostra provincia in alta quota e in situazioni dove la neve potrebbe creare dei disagi, tanto all'interno di quella che è una strada provinciale, per esempio, piuttosto che quello che può essere un territorio interessato da una slavina. Oltre a questo, il soccorso alpino si mette a disposizione di Provincia di Bergamo e dell'assessorato alla protezione civile per una generica collaborazione in materia di protezione civile in tutti quegli ambienti definiti e denominati impervi ed ostili, quindi le alte montagne e tutti quelli che sono gli ambienti dove solo dei professionisti come i volontari del soccorso alpino sanno operare.